Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Sambin, sono responsabile commerciale di Manica per il Nord-Est. Ecco, volevo fare solamente due parole sulla ditta per cui lavoro. Manica è un'azienda italiana che produce in Italia da oltre 70 anni, specializzata nella produzione dei principali sali di rame utilizzati in agricoltura. Manica negli ultimi anni ha fatto degli sforzi importanti per affinare i propri prodotti e dedicarli specificatamente alle esigenze dell'agricoltura biologica moderna, che richiede sempre meno residui e sempre maggiore efficienza di tali prodotti, soprattutto nell'ottica di una riduzione del quantitativo di ione rame ettaro, come previsto dalle norme vigenti. Oggi volevo parlare di due punte di diamante di Manica per quanto riguarda la difesa peronosporica, nella di viticoltura biologica. Non sono due novità, soprattutto il Bordeaux Flow, che è un prodotto ormai storico per Manica, ma che nel corso degli anni ha sempre visto un continuo miglioramento della propria formulazione, proprio in un'ottica di adattamento alle esigenze moderne. E l'Imocide, o l'Imocide, che è un prodotto di recente introduzione nel catalogo Manica, ma che bene si inserisce e lavora in sinergia con i prodotti rameici Manica. Bordeaux Flow, per chi non conoscesse, è una particolare poltiglia bordolese in sospensione concentrata con una concentrazione di 124 grammi litro, dedicata, formulata appositamente per impiegare meno rame possibile nella difesa antiperonosporica, caratterizzata da una particolare finezza delle proprie particelle, derivante proprio dal processo produttivo brevettato da Manica per tale formulazione. Inoltre si differenzia anche per un pH neutro, che ne garantisce un uso tranquillo in tutte le fasi fenologiche della pianta e una possibile miscelazione praticamente con tutti i prodotti in commercio. Ma la caratteristica principale di Manica, che la differenzia principalmente dalle classiche poltiglie Vouguet, è la formulazione dei suoi conformulanti, nella fattispecie la gomma xantana, che caratterizza la formulazione del Bordeaux Flow. La gomma xantana è un conformulante che viene utilizzato addirittura nell'alimentazione umana, perciò da qui si evince che ha una tossicologia molto bassa, ma garantisce anche altre delle caratteristiche particolari a Bordeaux Flow, soprattutto l'alta adesività e l'alta resistenza di lavamento che la caratterizza e la differenzia dalle classiche poltiglie Vouguet. Questo ne permette appunto una maggiore efficacia, una maggiore efficienza, perciò la possibilità di avere un dosaggio più basso di ione rame. Inoltre, proprio per questo suo componente, diventa l'unica poltiglia in commercio a vantare una buffer zone solo di 5 metri entro la fioritura e di 0 metri dalla fioritura in poi. Inoltre, lo stesso formulato permette di avere una formulazione stabile nel tempo e che non ha problemi di floculazione. Infatti, da 2 anni commercializziamo anche tale prodotto in confezioni da 600 o 1000 litri senza avere nessun problema. Il secondo prodotto è l'Imocide, olio essenziale d'arancio con una concentrazione di 60 grammi litro in formulazione liquida, registrato sia come fungicida che come insetticida. Questo è un prodotto moderno che però richiede una conoscenza specifica nella sua applicazione, in quanto non è un prodotto che va utilizzato semplicemente in una dose ettaro, ma in concentrazione, la cui concentrazione va appunto tarata in base anche alla temperatura. L'etichetta dell'Imocide prevede vari target, principalmente l'oidio, in quanto agisce su tutte le forme di questo fungo, sia dalla sporulazione che dalla germinazione. La peronospora, i tripidi e di recente introduzione anche lo Scaphoideo titanus, diventando un insetticida biologico per la lotta a questo insetto e le rinosi. L'Imocide ha la caratteristica di avere un'etichetta che risente di una registrazione francese, di una registrazione francese in quanto il prodotto è di origine francese. In Francia sappiamo che comunque si utilizzano volumi d'acqua molto più bassi rispetto a quelli attuali o quelli che comunemente utilizziamo qua se non siamo dotati di attrezzature a bassissimo volume. Perciò la dose di etichetta, ovvero 0,8 litri per quintale d'acqua, prevede però una dose massima ettaro di 1,6 litri nel caso di oidio peronospora, che può diventare limitante nei nostri areali dove si utilizzano volumi superiori. Perciò questo prodotto è consigliato soprattutto
qui da noi nelle prime fasi dove, vegetative, dove comunque abbiamo un utilizzo inferiore di volumi d'acqua, o per le aziende che sono in grado di utilizzare bassi volumi avendo attrezzature adeguate. Questi due prodotti nella strategia Manica li abbiamo testati su pino grigio a zoppola in Pordenone, a Pordenone, dove abbiamo utilizzato sia il Bordoflo che il limocide e un estratto di castagno Manica come corroborante nelle ultime fasi vegetative. La prova prevedeva tre tesi, ovviamente la tresi non trattata, una tesi numero 2 che prevedeva l'utilizzo della classica poltiglia al 20%, il cui utilizzo in tutti i trattamenti cambiava solamente la dose ettaro da 2 a 3 kg e mezzo a seconda appunto della fase fenologica, mentre la tesi 3, la tesi che inseriva questi tre prodotti di Manica, prevedeva l'utilizzo di Bordoflo in tutti i trattamenti modificandone il quantitativo a seconda della fase fenologica, Limoside a seconda della fase fenologica nei 6 trattamenti concessi in etichetta e l'estratto di castagno nelle ultime fasi fenologiche per contrastare l'eventuale sporulazione della peronospora. I risultati per quanto riguarda rilievi sulle foglie, no, si nota subito che nelle rilevazioni di giugno, luglio e successive, sia le tesi aziendale, ovvero la poltiglia 20 kg, che la tesi Manica T3 si differenziano notevolmente ovviamente dalla tesi non trattata. Idem per quanto riguarda il grappolo, anche se si nota un leggero vantaggio per quanto riguarda la tesi aziendale che prevedeva appunto l'utilizzo della poltiglia. Da qui possiamo trarre le seguenti conclusioni vedendo questi dati, che comunque la tesi aziendale è andata numericamente meglio della tesi Manica. Però bisogna tenere in conto che nella tesi aziendale abbiamo superato i 4 kg, ovvero abbiamo utilizzato 4,6 kg sforando il limite concesso. Mentre nella tesi Manica siamo rimasti al di sotto di tale soglia, ovvero utilizzando solo 3,2 kg. Perciò teoricamente e non solo avremo a disposizione altri 0,8 kg a ettaro da utilizzare per migliorare tale strategia. Inoltre la strategia Manica ha comunque garantito un'ottima difesa sia per quanto riguarda i grappoli che le foglie in termini di severità. Nonostante, bisogna ricordarlo, in questa prova i trattamenti sono stati fatti a calendario, perciò non ponderati in base agli eventi piovosi o alle fasi fenologiche prestabilite. Inoltre dobbiamo ricordare che la tesi Manica vantava anche un effetto collaterale sull'oidio e, utilizzando l'imoside, anche sulle cicaline, ovvero lo Scaphoideus titanus. Inoltre negli ultimi trattamenti abbiamo rilevato il fatto che siamo riusciti a bloccare le fasi sporulanti della peronospora a differenza della tesi aziendale. E vi ringrazio.